Dunque ragazzi, salve, rieccoci qua. Siamo tornati ancora a Valentine perché c'è la missione dello sconosciuto, quindi andiamo a vederla. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, man. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and... Well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to him. Ask him about Calloway. Any of them get uppity, shoot him. I can't believe I just said that. You want me to go and find some... sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. It does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop houses. Ed ecco qui ragazzi, ci sono state date delle fotografie, Black Bear, Emmett Granger, la macchina fotografica per scattare foto a questi pistoleri e aiutare questo editore a fare il suo libro, comunque questo scrittore, scusate. Qui se guardiamo nella bisaccia abbiamo, possiamo esaminare, no? Ecco qua, la foto di Black Bear. Quindi Black Bear, Mary Bell, Elizabeth Coulter, la gran dama dei pistoleri, la vedova della dinamite. Sposatasi 6 volte, sempre con giocatori d'azzardo, rapinatori fuori legge, mai divorziata, porta sempre il lutto. Unica superstite della banda di Coulter Tobin, ricercata per rapina a Rhodes. Grossa ricompensa privata per cattura viva o morta. Ultimo avvistamento presso Boulevard Marsh. Non avvicinarla, troppo pericolosa per semplice biografo. Quindi si era fatto la sua idea. Poi abbiamo Billy Midnight. Ed eccolo qua, ragazzi, ma che bell'uomo Billy Midnight. Poi bello, eh? Allora, vediamo. Anche dietro abbiamo una didascalia. Billy Midnight, nato William Schnell, l'uomo che ha ucciso Rabbit Matthews. Poche info prima dell'omicidio, si sospetta che fosse stagliere addetto alla pulizia del fucile di Matthews. Conosceva già Calloway, celebrità improvvisa a livello nazionale, cicli di conferenze e poi ricostruzioni storiche a San Luis, San Denis, San Francisco, eccetera. Ha ricevuto minacce di morte subito attentati alla sua vita. Ora vive da recluso, eccetto regolare avvistamenti alla stazione ferroviaria di Rhodes. Chiedere di Willy? Quindi abbiamo una pista per Billy Midnight. Vediamo gli altri. Flacco Hernandez, bello anche lui, eh? Quindi, ecco qua. Il terrore delle Grizzlies.
ricercato in 8 stati. Fa parte di una banda di almeno 10 elementi, assassini spietati, davvero così. Incursione ad Ansburg, Valentine, Strawberry e dintorni. Vari articoli di gazzette, nascondigli ovest, Colter nel cuore delle Grizzlies, quindi a nord, ragazzi. Poco propenso al dialogo, procedere con cautela. Quindi anche qua, come vedete, ce n'è. Scusate, ho chiuso troppo veloce. Ed ecco qui, Emmett Granger. Allora, pervertito, assassino, allevatore di maiali. Beh, c'era tutto questo. Nel 1882, se leggo bene, Beaverbrook, massacro, segnalazioni dei suoi avvistamenti, scomparsa della famiglia Ludlow, voci di un suo coinvolgimento. 1980, omicidi di Chaparral, sospettato. 1894, arresto della banda di Fosse, testimone. Amnistia federale perché nel 1895, scusate, continuo a fare dei fake. Al momento levatore di maiali nei pressi del lago Flatiron, intervista rifiutata. Quindi questi sono i nostri indizi, ragazzi. Per fare questa missione dobbiamo avvicinare questi pistoleri. Li avvicineremo tutti, quindi rimanete con me e vedremo il primo pistolero. A breve sceglieremo qual è, o magari anche la donna. Continueremo a questi più nobili tra gli uomini e donne in questo episodio speciale che stiamo facendo. Ciao ciao ragazzi e a presto, ci vediamo a breve qui sempre sul canale. A tra poco. Dunque ragazzi, ora il primo di questi ex ricercati o comunque ex pistoleri che dovremo trattare sarà Emmett Granger. Sono capitato qui perché c'è una missione di Javier Escuela vicino, vedete anche l'indicatore giallo delle missioni principali qua vicino, quindi noi arriveremo qui e parleremo con questo Emmett Granger, che adesso fa l'allevatore di maiali, da quello che hanno detto. Eccola. Hey, you. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. And my occupation, too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were. You used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Then there's a long old. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. You can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, a young man like you get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Allora, usa il forcone. Dobbiamo lavorare nel porcino. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children, too. Animals? I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. I scalped some. Boy, they scream when you scalp them. Hey, let me work. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. I bash folks, butcher folks. I burn folks alive. Bury folks alive. One time, I... Forget it, all right? You're me. What about Calloway? You have no idea, girl. By a feminine type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten you like a sausage. No doubt. Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hand.
Hell, that stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on, tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him, just give me something, anything. You're making a book, you should make it about me. They're just words, that's all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me that. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time... You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't even deal with the Federals got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book! Hey, hey, you don't hit no man of peace, no government witness! Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Ed ecco, ragazzi, piantate la dinamite nel mucchio di letame. Siamo andati troppo in là. Enjoy it now. Draw. It's gonna be the last thing you do. Ecco qua, dobbiamo fare un duello. E abbiamo fatto fuori Emmett Granger. Allora, dobbiamo fargli una foto per far capire che l'abbiamo ucciso. Allora, dunque, noi abbiamo in mano la macchina fotografica, ma non stiamo riuscendo ad usarla. Perché? Ecco, quando il gioco fa ste cose, non mi piace proprio per niente. Dunque, ci riproviamo, ragazzi, eh? Metti via. Prendi. Revolver di Emmett Granger, perfetto, possiamo fugare il corpo. Ragazzi, sono un po' preoccupato per questa cosa che non funziona la macchina fotografica. Ecco, forse dovevamo fare tutto il tutorial completo. Ecco che va adesso, scusate ragazzi, veramente, dovete fare tutto il tutorial completo. Allora, attiva il blocco messo a fuoco e scatta una foto. Perfetto. Dunque ragazzi, questo è tutto per il nostro Emmett Granger. Ci siamo fatti anche la sua pistola, come avete visto. A breve troveremo altri ricercati, quindi rimanete con me perché continuiamo. A tra poco ragazzi, ciao ciao. Dunque ragazzi, siamo giunti da Flaco Hernandez, quindi parcheggeremo il cavallo, prenderemo il fucile, ce l'abbiamo già, prendiamo la doppietta, ok, perfetto, e rechiamoci all'accampamento di Flaco. Come vedete siamo sulle montagne ed abbiamo il nostro vestito pesante, attenzione, quindi andiamo a parlare qua prima guardia. Ciò che vi consiglio è di attaccarli direttamente tutti. Potete anche cercare di calmarli, ma allontanatevi dopo perché cercheranno di farvi la pelle, ragazzi. Ok, usate subito il Dead Eye. Usate il Dead Eye anche sull'altro nemico.
assicuratevi di farli fuori tutti il prima possibile con il Dead Eye. Ok, vai alla capanna, ragazzi. Ora andremo alla capanna. Riponete le armi e parlate con Flaco Hernandez. Ci sarà un duello, un duello di pistoleri. Sparate leggermente sulla destra perché lui si butterà. Bello Flaco. Proprio bello Flaco Hernandez. Ok, estraete e sparate sulla destra, perché vedete che lui si butta e poi finitelo nel caso non fosse effettivamente morto. Ok, scattiamo una foto del nostro Flaco Hernandez. Che attesti la sua morte, ovviamente. Forse non l'ha presa bene. Attiva il blocco di messa a fuoco. Ecco qua, adesso l'ha presa, ragazzi. Dunque, otterremo il revolver di Flaco, quindi rimarrà salvato il revolver di Granger, non vi preoccupate che non lo perdete. E niente ragazzi, per il pezzo di Flaco Hernandez è tutto, ci vediamo a breve per altre parti di questa nostra missione, il più nobile tra gli uomini e una donna, quindi ci vedremo se il titolo è giusto. Ci vedremo tra poco, rimanete con me, la missione continua. E rieccoci ragazzi, siamo arrivati a Rhodes, come vedete, in cerca del nostro Billy Midnight, quindi... La nostra unico indizio era una ferrovia, quindi andiamo a vedere. Scopriamone di più sul nostro Billy Midnight. Entriamo e andiamo a chiedere informazioni al bancone. Chiedi di Billy Midnight. Midnight, Billy? Oh, that old soak? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. Allora, aspettiamo che il treno si fermi. Come vedete, l'icona del treno è gialla, quindi vuol dire che... Perfetto, sali sul treno. Perlustriamo il treno alla ricerca di Billy Midnight. Salve signora. Dunque qua non c'è, andati il vagone bar. Potrebbe essere lui, eh. Just want to talk with you about your old days as a shooter. Get away from me! Hey! I didn't shoot him in his sleep! No one's saying that! I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way! Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me! Get away from me! Mr. Midnight! Okay. Dunque, dobbiamo inseguire Mr. Billy Midnight. A quanto pare, come vedete, questa... Ecco, si è arrampicato, ci arrampicheremo anche noi. Questa ricerca di questi pistoleri potrebbe essere più tosta di quel che pensiamo, eh?
ed ecco qui ragazzi, anche in questo caso potremmo recuperare la pistola di Midnight, quindi la prendiamo e poi andremo a prendere la nostra solita macchina fotografica e cerchiamo di scattargli una foto per far vedere che è morto. Allora, scatta la foto, perfetto, ce l'ha presa, ok. Dunque abbiamo completato la nostra missione, siamo, dovremo aspettare che il treno si fermi ragazzi, perché sennò è brutta scendere così dal treno. E il prossimo sarà e ultimo Black Bear, quindi rimanete con me ragazzi, alla prossima. Ed eccoci ragazzi, stiamo andando a prendere Black Bear, che si dovrebbe trovare in questa zona, l'ultimo dei nostri pistoleri appunto leggendari che dobbiamo interrogare. Gli altri tre sono schiattati tutti, speriamo che almeno Black Bear non ci spari o non si faccia sparare. Moglie di 7 rapinatori fuori legge, vedova. Hello? You a bounty hunter? Well, not right now, I ain't. You Black Bear? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Well, get inside. I'll tell them you're gone. Oh, no, no. I ain't hiding from them scalp hunters. I'm running from them neither. And fighting? Well, if it's just me against them, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Black Bear! Fantastica. I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Come on! Oh, come on! Stop just there. Boom! Fantastico! Allora, abbiamo il dadai vuoto, ragazzi, e è il caso di ricaricarlo. Sentitevi anche la musichetta della missione di Black Bear, che è veramente bellissima. Stiamo spostando di là. Fai detonare. Si era preparata per questo giorno Black Bear, che dire. Ok, dai davanti. Ho portato anche il Nagatling. Ancora vivo? Perfetto. Is that the last of them? Yeah. You got them scalp hunters off your back. For now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Well, the man's apparently a famous gunslinger. Yep, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was
too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. All right. I'm gonna need your picture, too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Look, you stand over there and... let me get this thing ready. Ready? How do you want me? Like this? Wow, si fa fare la foto proprio in posa Black Bear, ragazzi. Dunque, non so se l'avete visto nel... Io vorrei chiedergli di cambiare posa. Cambia posa, Bear. Questa ci ispira, però cambia posa, Bear. Bella anche questa. Ma ne fa tre di pose, ragazzi. Noi faremo quella con le due armi. Sì, questa è perfetta. Aspetta, Black Bear. Ed prendiamo anche il sacco bene. Vai! Ok, got it. And I guess they'll be on my way. Here. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Good luck. Grande Black Bear, ragazzi. E abbiamo completato la nostra missione di Black Bear, come vedete. Ora... diciamo che dovremo andare a consegnare tutto il materiale, quindi rimanete con me perché c'è ancora parecchio da vedere di questa, di questo episodio. Alla prossima, rimanete con me. Ed eccoci, ragazzi, dunque siamo tornati a Valentine perché abbiamo fatto la nostra missione di, appunto, Black Bear, Emmett Granger, Billy Midnight e Flaco Hernandez. Quindi dobbiamo tornare dal reporter, da Jim Boy Calloway. Dobbiamo continuare, scusate, mi veniva la parola. Ma attenzione, non ci sono. Chiediamo informazioni su Calloway. This boss got bullet marks to remember him by. Last I heard, they was in Saint-Denis. Had rooms on a riverboat there. Saint-Denis? On a riverboat? Okay then. Quindi, ragazzi, dobbiamo tornare a Saint-Denis. Un'altra cavalcata. Quindi, che dire? Riprendiamo il nostro cavallo. Come vedete, ne abbiamo uno nuovo. Abbiamo chiamato Serpollo. Poi ve lo presenterò anche nel gameplay ufficiale. L'abbiamo comprato per un bel po' di monete, appunto, a Saint-Denis. Quindi, ragazzi, gambe in spalla e si va a Saint-Denis. A tra poco. E rieccoci, ragazzi. Siamo venuti qua a Saint-Denis, al battello, appunto, per parlare con Jim Boy Calloway e continuare la sua missione. Ecco qua. Però potrebbe anche trovarlo sobrio. My friend with no name. You found us. Sure. How did you get on? About how you'd expect. Any good anecdotes? Anecdotes? From the old days. To be honest, things went a little differently. I did shoot a lot of people. I
thought that's sort of what you wanted. Well, I'd, yes, that'll be fine. Do you think anyone noticed it was you? Noticed? I think the people I shot noticed. I mean, do you think anyone would mind if I, if we said he'd done it? Boy Calloway. Sure, I don't care. Just as long as... Share the money? Of course I will. Literature is a filthy business, but sometimes it pays well. Especially when you lie. Great. Not so goddamn fast! What the hell's going on here? Nothing. Who's this Grassley? You know? I don't know. You've been being me. I'm nobody, buddy. And I'm somebody! And I can't have any nobody being this somebody, you goddamn... I don't know what the goddamn you are, but trust me, it ain't nothing I want to be, so you can't be me. By the way, it works. Damn you, Theodore Levin! You're a snake! Damn you! Eat! Damn you, nobody! Hey, I'm already damned. Oh, but I can't take credit for that, which I... Damn says I didn't. I'm an old man. This never happened to Achilles, to Gawain, to Caesar. It can't happen to me! I will kill both here! Yeah, calm down. I'm a legend! Yes, you are! All right, well, let's prove it one more time. I don't have to prove nothing to you, nobody. No, of course you don't. Well, maybe you need to prove something to you. You got quite a way with the words. Maybe you should write my book and we should kill Plato here! Let's not. Now, come on. Who shall we kill? You kill him. Ah, damn, I slayed my dragons years ago. I'm a tired old man. Now, you're drunk and you're bored and you're a mess. Well, I always hated Slim Grant. He killed my cousin, but that was years ago. Well, where's Slim Grant? Who's Slim Grant? This is him, an old friend of Mr. Calloway's. He ain't no friend of mine. He's state marshal now, out of Annisburg. State marshal? Make a damn cousin killer state marshal, do they? All right, I'll go get him. Great. We'll wait for you at Brandywine Drop. All right, just sober up and start practicing. Otherwise, this won't be a book. It'll be a memorial. Yeah, whatever you say. You know what? I kind of like it. Perfetto. Quindi Jim Boy Calloway, ragazzi, si è fatto un po' di... come si chiama? Di cuore, si è un po' ingranato, era imbriaco come Antonino Carbonaro, se non peggio. Quindi ragazzi andremo a Dansburg, una nuova località nel nostro gameplay, e in questo modo recupereremo il famoso sceriffo federale che ha ucciso il cugino di Boy Calloway. Vedremo come va avanti, rimanete con me, siamo quasi alla fine di questa lunga e intricata side quest secondaria. Ed eccoci ragazzi, siamo a Dansburg, attenzione, ci abbiamo la taglia pure qui, ma siamo proprio ricercati in tutto il West Elizabeth, per così dire. Qui non so se è West Elizabeth precisamente, ma... frena, non andarmi addosso, che poi mi ricercano. Scusi signora. Lì c'è un pazzo che sta predicando, noi dobbiamo andare dallo sceriffo, quindi stiamo continuando a questi Jim Boy Calloway, ragazzi, ecco, entriamo. You, I'm looking for Slim Grant, state marshal. Heard you boys know where to find him. Oh, Mr. Marshall was here last week. I think he headed up to Beaver Hollow looking for some outlaws. He coming back? Sure, when he... catches them fellers he's been after. How long's he been gone? Well, a couple of days. You ain't gonna go look for him? If your boss's boss, whom you all hated, went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent wanted men, would you go looking for him? Well, yeah, probably, because I'm a fool. Well, when he's dead, maybe I'll become marshal. I'll be a hero riding a horse from town to town, mister. Think of that. Good luck with those dreams. Quindi, ragazzi, il vice sta aspettando che questo sceriffo federale muoia. Quindi, dunque, lo andremo a cercare noi, perché, come si dice, gli idioti siamo noi, come ha detto Arthur, no?
Dunque, vediamo se possiamo salire su di qua. Qua c'è la Mine Entrance, entrata alla miniera, appunto. Ansburg, ragazzi, è una cittadina un po' particolare, se così possiamo dire, nel senso che è un po' difficile da girare. No. Vediamo se riusciamo a salire su di qua con il nostro nuovo cavallo Serpollo, come l'abbiamo chiamato. Ed ecco, ragazzi, qua siamo fuori da qua siamo fuori da Ansburg, come vedete, e riprendiamo la strada. Vediamo se riusciamo ad andare a trovare questo vice, questo sceriffo, scusate, il vice, quello che è risieduto sulla scrivania, che pregusta momenti di gloria. Mentre noi dobbiamo cercare lo sceriffo, vero? No, siamo cascati! Serpollo, non ti sei fatto male, vero? Ecco, Serpollo è ancora integro e vivo. Un po' di male se l'ha fatto, però... Dunque, sperando che non sia troppa strada, se no mi vedrò costretto a fare un altro taglio al video. Volevo fare un po' di strada così per mostrarvi anche la zona attorno ad Ansburg. Povero Serpollo. Ecco qua, passiamo di qui. Tagliamo. Passiamo, qua c'è un guado da fare. Vai Serpollo! Oramai, dopo Carmilla, dopo Frigobare, dopo l'altro cavallo che abbiamo chiamato Peo, questo Serpollo è il nostro quarto e ultimo cavallo della nostra rana. Attenzione, siamo arrivati, ragazzi. Serpollo, rimani lì, io vado, anzi, vengo a prendere i fucili, Serpollo, perché sennò devo fare tutto con la pistola, faccio le mie solite figure. Allora, vediamo. Ok. Eccoci, Serpollo. Prendiamo i fucili da Serpollo e andiamo. Cattura Slim Grant vivo. Ragazzi, io comincerei a sparare con un headshot e li cogliamo di sorpresa senza... Per forza me ne sono sbarazzato in fretta. Con chi crede di avere a che fare? Come si diceva in Tengen Toppat Guren Lagan. Mamma mia, che figura, che fake. Ci ho fatto di pronunciare il nome di uno dei miei anime preferiti. Sfondamento dei cieli Guren Lagan. Ecco, così non sbagliamo. Ah, non possiamo liberarlo, volevo liberare, ma ragazzi, perché se usciva l'opzione lo facciamo salire dietro. Ok, lo carichiamo su Serpollo, come vedete. Sceriffo federale, non si preoccupi. Bello il panorama qua della forestina con la cascata, ragazzi. Eccoci arrivati, solleva Slim Grant,
e lo lasciamo vicino a Levin. So you got him. I think so. Did you kill his cousin back in 82? Whose cousin? My cousin. I never shot no one didn't deserve it. You shot Jed Calloway. And I told you then I'd shoot you too. And I would've. You'd shown up. I was there. No, you weren't. You left town. You take that back. I don't care now. It's nigh on 20 years ago. We're old men. We're lucky. Hey, you're an old man. Come on, fight me. It's a bit late, isn't it? God damn you! That settles that, then. I shot him. I shot him. When these things God damn you! God damn both of you! Well, now calm down. Who cares? You should have shot him 20 years ago. He's dead now. You are a sickness scum like you and you, Plato. Come on! Draw! Why? I said draw, god damn it! No. Yes! Quindi, ragazzi, Jimboy Calloway ci sfida a duello e finisce male Jimboy Calloway. Shit, indeed. Still, at least now you got an ending to your book. He's dead. Oh, don't you start now. No, I'm not starting. I'm happy. I'm free. I can finally go back to writing westerns instead of being in one. Yeah, he was pretty wild. And I know some wild people. He was certainly complicated. I'm sorry I shot him. No, and you didn't shoot him. He did. In the back, after he mortally wounded Slim Grant. Fair and square. Yeah, that's it. Last of the gunslingers. Well, more or less, I guess. There's more? Oh, well, there's always folk who shoot you in the back and then rewrite history. Well, hey, where do I send the money? Send it to Tacitus Kilgore. No, that ain't my real name. Quindi ragazzi, eccoci qua, completiamo la nostra missione. Attenzione, avevo ricaricato la partita, quindi devo selezionare. Mannaggia me, porco me, come si dice. Completiamo la nostra missione, il più nobile tra gli uomini è una donna. E finisce così, con la morte di Jimboy Calloway. Voi potete andare al suo cadavere, se è ancora qui, da qualche parte, eccolo lì. Troverete una pistola sul suo cadavere, ovvero la pistola, il revolver di Calloway, ragazzi, che è veramente un'ottima arma. Quindi, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me in questo episodio speciale di Red Dead Redemption 2. Veramente, secondo me è veramente coinvolgente. Se vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando un bel like e iscrivetevi al canale, seguite la serie per sapere i prossimi sviluppi di Red Dead Redemption 2 e i prossimi release che farò. Grazie a tutti e ci salutiamo nel solito modo. Questo non si impenna di cavallo, scusate, devo ancora tirargli su il legame. Quindi, fuori legge, ragazzi, per la vita. Alla prossima, ciao ciao!